Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Dopo, diciamo, un paio di giorni di assenza, si torna su PES. Si torna su PES e io ho pochissime monetine. A dire il vero, avevo già fatto un giro stamani, giusto per passare quei 10 minuti d'attesa prima di andare al lavoro. E ho preso due Giorginio. Intanto vediamoci cosa ci riserva. Avevo già detto nel video che ho postato sabato, no? Quali erano le squadre in evidenza e appunto come agenti speciali ci sono, lasciamo perdere l'Arsenal, il Manchester e il Barcellona, ma ci sono appunto il Chelsea e il Manchester. Ora io del Chelsea puntavo a prendere Kanem. Puntavo, infatti, se veniamo a vedere, qui tutti veramente 100% palle nere, io Kanté, volevo prendere Kanté. E invece mi sono venuti due Jorginho, che tra le altre cose ne avevo già un terzo, che però non era una palla nera come questo. E cosa ho fatto? Ho trasformato in preparatore di esperienza e gli ho dato un pasto a uno. E da 92 è passato a 96, poi vedremo la schermata. Io appunto volevo vedere, c'ho l'ultimo 100 monetina, se avevo, infatti vediamo anche il, scusate, vediamo anche il Manchester City, i profili, 100% spalle nere, e ci sono appunto Aguero, Ederson, Bernardo Silva, di cui se ne parla veramente un gran bene, però io quel ruolo, chi segue il canale sa che sono molto messo bene. Anche Fernandinho, secondo me, potrebbe essere un ottimo giocatore. João Cancelo ce l'abbiamo di già. Io direi questo: spendiamo le ultime 100 monetine con, aspettiamo, se no, sì, sul Chelsea. Vediamo, paga con le monetine e poi dopo se andrà a raccattare da qualche altra parte. Ecco, mentre si sta aspettando, alziamo il volume della pista della chi sarà, palla nera, quello si sapeva, è di colore, vediamo un po', numero 9, chi è? Abraham, una punta. Ragazzi, prima noi punte non ne avevamo, ora ce ne abbiamo anche tante. Abraham a me piace, devo essere sincero, ho 22 anni di età, è un opportunista, diciamo che non era il giocatore che volevo, però ora diciamo un attacco non ho più niente da dover cercare, perché anche questo ragazzo, così come Rashford, che però è stato regalato da Konami come vi ricordate giovedì scorso, è un ottimo elemento. Ora avrò un pochino il dubbio di chi schierare. Anche se ultimamente ho sempre schierato come prima punta Ronaldo perché aveva un over di 99, volevo vedere cosa facevo. Però ora nella mia squadra, poi andiamo a vedere perché questo video ha come oggetto, diciamo, di questo episodio è il nuovo allenatore che ho in squadra. Comunque andiamo avanti, l'abbiamo preso e quindi Abraham fa parte del PG Passione Games. Che è abilità gestionale. Ecco, ora torniamo indietro. Come dicevo prima, io questo video lo vedete dal titolo anche, è perché ho inserito un nuovo allenatore. L'allenatore è Boer, è il mister dell'Ajax, che appunto ha come pseudonimo P. Boer, P. non so se Patrick, Paolo o qualcosa di simile. È un giocatore che rientra nel mio stile, cioè attacco. È un 4-2-1-3 con questi tre, diciamo, d'attacco più il trequartista che sono molto offensivi. Già vedete appunto la novità che ho messo come prima punta, ovvero ho messo in panca il buon Ronaldo, che però potrei far così per avere un'ottima, però addirittura mettendolo qui scende di over, vabbè. Comunque, Ronaldo sulla sinistra con Zapata, con Duven Zapata che fa da prima punto in alternativa a Lukaku
poi Rashford, ora Abraham, che magari vediamo un attimino, e poi Salah nel suo ruolo naturale. Con trequartista ho messo Messi, con subito come rincalzi abbiamo un Ronaldinho che non abbiamo più visto in campo, perché se il canale ha visto che Ronaldinho addirittura per fargli trovare una collocazione, ma questo era diciamo, nel gioco di Gasperini, l'avevo messo come centrale di centrocampista, insieme appunto all'altro trequartista che è Gullit, ma Gullit qui può trovare il suo spazio in alternativa a Messi. Vediamo appunto le caratteristiche di questo mister, andiamolo a vedere. Allora, lui ha una abita, questi sono appunto i miei mister: Gasperini, Fernando Torres, Abril, Sabatini e Benzali, così come l'ordine sarebbe questo, l'ordine di abilità diciamo gestionali sarebbe appunto il terzo, quindi 8 e 30, con adattabilità 83 come Gasperini. È un poco meno di Gasperini a livello di abilità gestionali e sapete cosa sono le abilità gestionali, no? Le abilità gestionali sono torniamo indietro, lo vedete, io qui i costi totali della squadra corrispondono alle abilità gestionali del mister, cioè se io inserisco un giocatore il cui costo supera nel complessivo della squadra 8,30, lo spirito di squadra mi va sotto zero, mi va 11, non voglio stare a provare, ma e quindi cosa si fa in questo caso se si vuole inserire un bomber, un altro bomber? Faccio un esempio: se io voglio inserire, ma già in difesa ho una discreta squadra, ma se dovessi mettere al posto di Eza, Hazard, al posto di lui, vorrei metterci Maradona come seconda punta, probabilmente il costo totale mi supererebbe l'abilità di 8,30 e mi andrebbe sotto. Per far questo andiamo in menu, quindi si fa anche un po' il riepilogo, no? Si va in allenamento, no, scusate, questa è della squadra, menu allenatore, andiamo qui, abilità gestionali. Aumentiamo questo di 1, 2, dipende un attimino dove si vuole arrivare, e da 8,30 si passa tranquillamente almeno a 8,50, così ho fatto Gasperini, non ce n'era bisogno con Santos, e potrebbe essere, diciamo, l'occasione quando capiterà con questo nuovo allenatore. Bene, ragazzi, io già che ci siamo, vediamo anche quali sono le sue qualità. Andiamo, torna indietro perché qui lui, ah, già, ragazzi, già fa così, conferma, sì. Allora, questo è un po' così, menu allenatore, cambia allenatori. Eccoci, questo è De Boer. Boer, non De Boer. Allora, come ho detto prima, adattabilità 83, abilità gestionali 8,30, partite rimaste 25, perché l'ho preso qualche giorno fa. Allora, diciamo che gioca con appunto un quartetto di difesa come piace a me, che non posso usare con lo stile di Gasperini, perché se per il canale sa che io gioco prevalentemente con Gasperini, e piace a me questo quartetto perché i due terzini io le metto spingenti, ovviamente, cioè che spingono in attacco, però all'occorrenza tornano indietro, quindi ci vuole dei giocatori che siano adatti a quella mentalità di gioco. Poi i due difensori devono essere forti perché quando salgono i due terzini, i mediani è vero che scendono, ma i difensori devono essere delle rocce. Può succedere, e questo purtroppo a me è successo tante volte, prende delle imbarcate in difesa, perché magari io sono sbilanciato davanti, lancio lungo per Mbappé o per Ronaldo ed è gol, ovviamente subito, non fatto. E quindi bisogna che i mediani scendino, magari nella linea un po' più bassa della loro linea standard, e appunto Jorginho e De Jong lo fanno. De Jong, tra le altre cose, è un ottimo giocatore perché a seconda di come anche lo imposti fa delle capatine in avanti. Non è precisissimo, però è un ottimo, secondo me è un ottimo giocatore. Poi
detto appunto dalla difesa, i due mediani più o meno ho detto la stessa cosa, il trequartista che fa un po' da fulcro, e ho messo Messi che a mio avviso, o perlomeno per quello che ho letto sui social, rende moltissimo in quel ruolo, e poi i due esterni d'attacco, Ronaldo da una parte che è nel suo ruolo naturale, però se avete visto l'over mi va a 98 anziché 99 come prima punta, che questo sinceramente non lo so. Magari se qualcuno può commentare a dare una spiegazione sarebbe gradita. E la punta, voglio provare Zapata e appunto faremo poi una partita. Ovviamente non questo video perché gli video troppo lunghi lo sapete, quando, cioè non mi piacciono, a meno che non siano una master oppure sia una carriera dove magari c'è più partite, allora è normale che viene un video lungo. E dall'altra parte un Eda, io l'esterno destro ho messo nel suo ruolo naturale, sarà perché a me piace tantissimo, anche se non lo so, non, forse boh, lo uso male io sicuramente, essendo un player molto modesto, lo uso molto male. Vediamo le istruzioni in attacco, contropiede, quindi oggettivamente ci vuole gente veloce, sviluppo, passaggio corto, area d'attacco il centro, quindi occorre una punta che sia un grande colpitore di testa, lo vedremo appunto se Zapata lo è. Non mi ricordo. Posizionamento modulo fisso, raggio d'azione molto stretto. In difesa, pressing alto, sulle fasce l'area di contenimento, quindi i due terzini devono essere in grado di fare quel gioco. E pressing molto aggressivo. Quindi cosa vuol dire, ragazzi? I giocatori devono avere una resistenza che non sia bassa, perché altrimenti, se poi uno usa anche il tasto del pressing, praticamente occorre almeno all'inizio del secondo tempo un ricambio valido, poi linea difensiva abbastanza alta e la compattezza un poco più di media. Ovviamente nelle avanzate che poi vedremo è secondo me opportuno diciamo fare qualche modifica sulla difesa, cioè abbassarla un attimino e far giocare magari una compattezza un pochino più bassa in difesa, ora poi magari lo vediamo. Torniamo all'allenatore, rimettiamolo. Ok, confermo, bisogna continuare. Sì, vabbè, se chiaramente. Allora, torniamo appunto qui, già che ci siamo. Allora, andiamo a vedere quelle che sono le istruzioni d'attacco in difesa. Niente, le avanzate. Allora, l'attacco, io direi, ancoraggio impedisce ai giocatori se di alternanza della presenza. Allora, io direi, questo no, difensivo no, ampiezza di gioco no, terzini alti sì, così spingono. Poi, ora poi, visto che è un po' scombussolato, lo posso rimettere avanti. Poi, nel secondo, terzina, rotazione delle ali, TTK, questo no, falso no, questo nemmeno, cross al centro, difesa 1, allora, arretramento delle ali, questo anche no, perché qui linea difensiva bassa, altrimenti si piglia delle imbarcate e non ce ne rendiamo nemmeno conto, e poi questo, ok, questo qui, pressing, poi non c'è altro. Ora, ovviamente, qui è tutto scombussolato, infatti spero di stare a 66, ma qui è tutto scombussolato, quindi noi si rimettono ora i nostri giocatori dove devono essere, rimettiamo qui questo qui, giusto per perdere quei 2 secondi di tempo, inversione terzini, ok, quindi siamo 89. Perché 89? Perché abbiamo qualcuno che non è al 90, come esempio, De Ligt non ci si trova. Io direi di mettere però, no, addirittura lui ancora meno, Koulibaly ancora meno, perché? Cos'è successo? Sì. 53, raga. Ah, e dagli. Perché fa così? Questo. Scusate, si perde un pochino di tempo, ma non capisco perché ha fatto così. Comunque, vediamo.
Eccoci. 71. Non so perché 71, devo essere sincero. Veramente basso come spirito di squadra. Non ne ho idea perché. Forse sono tutti bassi. Trequartista lui non ci si trova. Non ne ho idea. Comunque, tutti bassi così non le ho mai avute. La squadra con questo spirito di squadra veramente non lo so. Vediamo un po'. Questo 55 addirittura. Forse non è il loro ruolo. Rimettiamoci lui. Cambia poco. Ragazzi, comunque, ritornando a questo, poi lo sistemerò in qualche modo. Dire, io ora lo proverò cercando di fare un match per vedere se si riesce a prendere qualche, diciamo, nuova leggenda che il buon Konami ha messo, le leggende giapponesi. Magari farò un video a parte perché sennò vi annoio. Lo voglio provare, Boer. Già come spirito di squadra mi sembra parecchio scarso, però. Magari giocando, vediamo cosa può succedere. Allora, ragazzi, io direi di chiudere qui dopo circa 15 minuti, 15 minuti di video per appunto spiegare Boer. Magari se siete interessati o qualcuno ha bisogno di fare qualche domanda nel forum e nei commenti, sono ben accette domande e commenti di ogni tipo, sempre inerenti ovviamente all'oggetto di questo video. E vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al canale. E che dire, caricheremo sicuramente il prossimo video a breve, sempre su PES, perché voglio provare questa squadra. E quindi allora vi rimando al prossimo video. Un saluto dal canale PG Passione Games, al prossimo. Ciao.